giorno e la storia. Oggi è il 4 ottobre. ...1957, l'URSS invia in orbita lo Sputnik 1. 1964, il presidente Segni inaugura l'autostrada del Sole. 1992, firmato a Roma l'accordo che mette fine alla guerra civile in Mozambico. Commenta il fatto del giorno Alessandro Barbero, storico. L'avvenimento di oggi è l'istituzione del calendario gregoriano. 4 ottobre 1582. Gli stati italiani e il Portogallo adottano un nuovo calendario chiamato Gregoriano, in omaggio al Papa Gregorio XIII. Il nuovo sistema di calcolo corregge l'errore del precedente calendario giuliano, basato su una durata media dell'anno di 365 giorni e 6 ore, 12 minuti più della durata dell'anno solare medio. Così, nel 1582, dal 4 ottobre si passa direttamente al 15 ottobre. L'adozione del calendario gregoriano in Russia avviene nel 1917 e costituisce una delle prime decisioni di Lenin dopo la conquista del potere. L'istituzione del calendario gregoriano è forse l'ultima occasione in cui la grande Italia del Rinascimento è in avanguardia rispetto al mondo. Siamo alla fine del Cinquecento, ormai l'Inghilterra, l'Olanda, i paesi protestanti ci stanno sorpassando. Ma c'è questo colpo di coda. L'Italia ha ricalcolato il calendario, ha scoperto che quello in uso è sbagliato e ne impone uno nuovo. I paesi protestanti ci rimangono talmente male all'idea che i cattolici hanno fatto questa scoperta che l'Inghilterra aspetterà fino alla metà del Settecento per adottare il calendario giusto. Quanto alla Russia ortodossa, che detesta tutto quello che viene da Roma, bisognerà aspettare Lenin per l'adozione del nuovo calendario, che è il motivo per cui noi chiamiamo rivoluzione d'ottobre una rivoluzione che in realtà è avvenuta a novembre. Il problema del calendario fosse già sentito dalla umanità primitiva, quella preistorica? Dunque, il problema del calendario come problema di un calendario non credo che sia stato sentito fin dalla preistoria. Indubbiamente è stato sentito la necessità di avere dei punti di riferimento lungo l'anno, lungo quindi il ciclo del Sole e lungo il ciclo della Luna, per avere dei riferimenti precisi per le semine, per i raccolti, per i momenti della caccia, eccetera. Oggi il calendario è solare, ma anche le cronologie egiziane e romane vi si commisurarono in antico, però sbagliando i computi. Il calendario giuliano conteneva oltre i mesi, i giorni, lo zodiaco, i lavori campestri da farsi in ciascun mese, i nomi delle divinità protettrici e le feste che si dovevano celebrare. Le calende si riferivano alla falce della luna nuova ed era il momento in cui il sacerdote romano convocava il popolo per fissare le date delle none, riferite al primo quarto, e delle idus al plenilunio. I calendari dell'antichità, tranne quello babilonese, erano imperfetti, ma nel cielo e sulla terra c'erano dei fenomeni ricorrenti e comuni per tutti, le fasi delle stelle ed il mutare delle stagioni. Queste furono prese come base per disegnare il calendario. Thank you.